Voilà, voilà, eccoci qua cari amici della mia vita spaziale. Oggi parliamo di mockups. Cosa sono i mockups? Lo scopriremo subito dopo la sigla. La mia vita spaziale. Come il digital può trasformare in meglio la tua vita e il tuo lavoro. Idee, strategie e consigli a cura di Andrea Brugnoli. Quando tu vuoi presentare un tuo prodotto, di solito usi la grafica. Per usare la grafica magari fai un volantino, c'è un logo, insomma qualcosa che ti rappresenta. Invece di inviare semplicemente questa grafica ai tuoi clienti, puoi usare un mockups. Cos'è un mockups? È una specie di finzione, diciamo, ma molto realistica, con la quale tu posizioni questo tuo logo, questa tua grafica, può essere un volantino o un poster, dentro un contenitore che lo fa apparire reale, come fosse dentro un ambiente. Per esempio, faccio un esempio, tu invece di mostrare un logo, posizioni questo logo, per esempio, su una bottiglia o su una macchina o su una maglietta. Se tu lo fai con Photoshop o con i tuoi mezzi è molto difficile che questo sia realistico. Bene, ci sono dei mockup che ti aiutano a fare esattamente questo. Quindi tu per esempio hai il tuo brand, il tuo logo, il tuo evento, prendi la grafica e la posizioni per esempio su un cartellone dentro una stazione affollata di gente, oppure su un grande palazzo, oppure appunto su un cappellino, una t-shirt, su una bottiglia, su che ne so, può essere una scatola, se hai un biglietto da visita, il biglietto da visita è in mano effettiva a una persona. Di fatto queste immagini sono dei JPEG che si formano, fanno vedere questa tua grafica, questo tuo logo dentro un contesto molto realistico. Bene, di mockup tu ne puoi acquistare tanti, ma c'è un sito che oggi voglio consigliarti che mette a disposizione dei bellissimi mockup del tutto gratuiti. Tu semplicemente puoi scaricare questi file e poi in modo molto semplice, per esempio usando Photoshop o GIMP, altri programmi gratuiti, magari chi non vuole avere tra le mani il costosissimo Photoshop, e può comunque aprire questi file e modificarli a piacere per inserire nel posto giusto la grafica. Di solito in inglese c'è scritto your image download here, e quindi tu metti la tua immagine nel posto giusto e magicamente vedrai che ti appare, diciamo, la grafica dentro questo contesto. Quando io che faccio il grafico faccio qualche lavoro, di solito non semplicemente mando, che ne so, il volantino al cliente così, ma uso i mockups, perché così lo vedono, come dire, come fosse già stampato, lo vedono in mano la gente, lo vedono appeso al muro, lo vedono dentro una stazione, alla fermata di un tram. Quindi si vede già come rende l'idea, come rende il concetto. È un modo molto semplice e molto bello di presentare i tuoi lavori, ma perché no anche presentare il tuo brand, la tua iniziativa, immagina il tuo evento, la tua associazione, quello che hai, in modo molto carino. E dopo questi file tu li puoi mettere sui tuoi social, li puoi usare per pubblicizzare e mostrare come il tuo brand sia magari, che ne so, a Piccadilly Circus a Londra. Ecco, usa questi mockups. Il sito, devo ancora dirlo, eccolo qui, lo trovi nelle note dell'episodio, è dentro un sito che si chiama ls.graphics. Dentro questo sito vengono presentati vari template a pagamento molto belli, che per esempio sull'interfaccia utente per i siti o per le app, ma c'è anche una sezione proprio chiamata free mockups. Insomma, il link lo trovi nella nota dell'episodio, vai, scarica, prova e vedrai che c'è da divertirsi. Spero che anche questo consiglio ti sia stato utile, perché i mockups sono una bella cosa da imparare a maneggiare. Se non hai tanta dimestichezza, mandami a me il file, dimmi quale mockups ti piace e io te lo inserisco, così potrai avere, diciamo, in visione esattamente quello di cui parlo. 35, 18, 18, 18, 18.
Io sono Andrea Brugnoli, questo è il podcast La mia vita spaziale. Ogni settimana, ogni sabato alle 7 del mattino ti do dei consigli, delle idee, delle strategie, delle app, insomma tutto quello che può servirti per migliorare la tua vita di tutti i giorni, la tua vita normale, ma anche il tuo lavoro, le tue occupazioni, le tue passioni, e quindi rendere la tua vita sempre di più spaziale. La mia vita spaziale, come il digital può trasformare in meglio la tua vita e il tuo lavoro, a cura di Andrea Brugnoli.